pasta all'uovo, due impasti per realizzare tutti i formati. Per la pasta ripiena sul piano mettete la farina 00, aggiungiamo la farina di semola, in questo modo otterremo una pasta più tenace, fate la fontana centrale utilizzando le dita e al centro mettete le uova intere, il vino bianco, questo serve per dare elasticità, l'olio extravergine di oliva, con una forchetta cominciate a lavorare le uova con i liquidi, piano piano raccogliete la farina dai bordi, questa operazione deve essere fatta delicatamente, piano piano vedrete che si formerà una pastella, aggiungete sempre la farina dai bordi e quando l'impasto si fa più sodo potete smettere di utilizzare la forchetta e magari utilizzare un tarocco, prendendo sempre la farina dai bordi e portandola al centro. Piano piano vedrete che l'impasto si inizia a formare e quando sarà molto più compatto potete procedere a lavorarlo con le mani. Vedete che si formerà molto velocemente. Ecco qua, come sto facendo io. Perfetto, l'impasto ha cominciato a prendere corpo, quindi adesso lavoriamolo molto energicamente con il palmo delle mani. Ecco qua, sarà bello, compatto, lucido, formate una palla, copritela e adesso dovrà riposare 15 minuti in modo che si distenda un pochino. Dopo riposo, dividete a metà l'impasto, dategli una forma di un piccolo dischetto schiacciato e vediamo come lavorarla con la sfogliatrice. Dal numero più grande passate almeno 3 volte la pasta ripiegandola. Piegate la pasta e la ripassate di nuovo. Ecco qua. Adesso, man mano, abbassate sempre di un numero fino ad arrivare al penultimo numero della vostra macchina, passandola sempre 2 volte a ogni spessore. In questo modo otterrete una pasta liscia ma comunque bella uniforme. Vedete? Ecco qua. La sfoglia è pronta, adesso questa sfoglia è pronta ad accogliere ogni ripieno che voi volete mettere, quindi dovete solamente sbizzarrirvi, la farcite bene, io ad esempio ho fatto questo ripieno di ricotta e erbette, metto un'altra sfoglia in superficie, con un coppapasta chiudo i ravioli e con la rotella tagliapasta li taglio. Per la pasta invece lunga, classica, mettete sul piano la farina 00, la farina di semola, fate sempre la fontana centrale, mettete le uova intere, il tuorlo, l'olio extravergine di oliva, con una forchetta cominciate a lavorare le uova con i liquidi, piano piano raccogliete la farina dai bordi, questa operazione deve essere fatta delicatamente. Piano piano vedrete che si formerà una pastella. Aggiungete sempre la farina dai bordi e quando l'impasto si fa più sodo potete smettere di utilizzare la forchetta e magari utilizzare un tarocco, prendendo sempre la farina dai bordi e portandola al centro. Piano piano vedrete che l'impasto si inizia a formare. E quando sarà molto più compatto potete procedere a lavorarlo con le mani. Vedete che si formerà molto velocemente. Ecco qua, come sto facendo io. Perfetto, l'impasto ha cominciato a prendere corpo, quindi adesso lavoriamolo molto energicamente con il palmo delle mani. Ecco qua, sarà bello, compatto, lucido, formate una palla, copritela e adesso dovrà riposare 15 minuti, in modo che si distenda un pochino. E in questo caso, dopo il riposo, vedremo come stenderlo con il mattarello. Dividetelo sempre a metà, formate sempre un dischetto e cominciate a stendere con il mattarello. Fate fare sempre un giro di 90 gradi, così, piano piano. E quando lo spessore comincerà ad essere di 4 mm circa, arrotolate l'impasto sul mattarello, lavoratelo così. In questo modo si stenderà molto velocemente. Dovrà essere bella sottile per la pasta lunga, eh? Cospargete con la semola, chiudete i due lati della pasta, così come a formare una piccola fisarmonica, guardate, da un lato
dall'altro. Regolatevi bene. Adesso sovrapponeteli. Con un bel coltello affilato la maniscia tagliate. E adesso qua decidete il vostro formato: tagliolini, tagliatelle, fettuccine, pappardelle, tutto dipende dallo spessore. Per i tagliolini lo spessore dovrà essere di circa 3 mm, per le tagliatelle 7 mm, per le pappardelle 12 mm. Se vi è piaciuto questo video, io vi ringrazio e se volete seguitemi per non perdere successivi.